dove la tua voce è la nostra voce. E salve a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Passo, qui come sempre Mario che vi parla, ed oggi ho il piacere di intervistare un'artista veramente, veramente talentuosa. Lei è Isotta ed io la ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao cara! Ciao, grazie a voi per il vostro invito. Bene carissima, spiegaci un po' a me e a tutti gli ascoltatori, chi è Isotta, come ti autodefinisci? Allora, come mi autodefinisco? Sono una cantautrice. E ho sempre cantato nella mia vita, da quando ho 5 anni che ho la passione per il canto, è sempre stata la costante della mia vita. Ora non l'unica, però a livello di passione è stata l'unica costante. E Isotta è insieme alle emozioni, e io cerco di mettere in musica quello che provo. Bene, bene. E sappiamo che da pochissimo è uscito un tuo nuovo singolo dal titolo Bambola di Pezza. Ti va di un po' di parlarci? Qual è il messaggio che vuoi lanciare con questo tuo nuovo singolo? No, Bambola di Pezza è il primo brano che faccio uscire che tratta il tema dell'amore, e parla dell'amore tossico. E io di solito do un colore alle mie canzoni e Bambola di Pezza per me è rosso, un rosso scuro. Che diciamo il tema principale appunto è questa violenza verso, che può essere verso una donna o verso comunque un essere umano in generale all'interno di una relazione, e è anche autobiografica, non è una violenza di cui parlo fisica, però potrebbe comunque esserlo, bensì psicologica, ovvero quella sensazione di quando ti senti totalmente immobile e non padrone delle tue azioni. Quindi quando subisci un po' l'altro, ecco, l'altra persona. E il Bambola di Pezza è, diciamo, un invito, un'esortazione a cucirsi addosso la propria bambola, ecco, comunque a cercare di essere ciò che si è. Quindi diciamo il messaggio di speranza è quello di, se uno si trova in una situazione del genere, di ribellarsi, di mettere in atto una rivoluzione e poi piano piano vedere che si innamora anche della propria rivoluzione e ci piacciamo anche di più poi. Bene, bene. Guarda, adesso forse ti faccio una domanda che nella sua banalità è abbastanza complessa da rispondere. Cosa rappresenta per te la musica? Per me la musica è, diciamo, è quel lascia passare che ti porta al cuore, no? Cioè è una cosa che ti aiuta ad arrivare all'anima. È un qualcosa appunto che sì, che ti rende più facile fluire verso l'anima, verso il cuore di ognuno di noi. A me per esempio è un'ancora di salvezza in tante situazioni anche difficili, perché io magari mi metto a scrivere o a suonare se sto male, è come una meditazione, è come se tutti i problemi intorno in qualche modo sembrassero meno grandi. Certo. Ci sono dei progetti futuri di cui puoi dirci un qualcosina, magari in anticipo, una qualche chicca, volentieri, diciamo così. Sì, sì. No, uscirà il prossimo singolo a marzo e ad aprile finalmente l'album. Quindi lo attendiamo con ansia. Da lì poi inizieremo. Sì, da lì inizieranno anche i live nelle varie città e quindi sono molto entusiasta e carichissima. Bene, bene. Come ultima domanda invece voglio chiederti, quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera musicale? Nella mia carriera musicale una realizzazione la vedrei nel poter vivere cantando, nel poter vivere di musica, scrivendo, cantando, ecco, questo è il sogno. Poi chiaramente nel sogno ci sono vari step che mi piacerebbe fare, però ecco, non in generale il sogno sarebbe appunto vivere con la mia passione. Ok, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io non posso che augurarti veramente il meglio per quanto riguarda tutta la tua carriera. Io ho ascoltato naturalmente un bel po' di tuoi brani e mi sono reso conto del tuo grandissimo talento e credo che farai tanta strada. A questo punto, grazie. Non posso che dire ai miei ascoltatori di seguirci sui social, in modo tale che lasceremo poi tutti i link per ascoltare non solo questo nuovo brano ma anche quelli precedenti e quelli successivi. Ti mando un grande abbraccio e che dire, buona fortuna per tutto.
Un bacione, grazie, grazie dell'invito. Grazie ancora, ciao. Hai appena ascoltato il podcast di Radio Pascuzzo, disponibile su www.pascuzzo.eu. Ti ricordiamo di seguirci su tutti i social, su YouTube e su tutte le piattaforme digitali. Radio Pascuzzo, il luogo dove la tua voce è la nostra voce.